Buongiorno ragazzi, bentornati nel canale. Quindi ho visto che siete d'accordo nel sospendere le live e vi do la notizia che allora andremo avanti fino a fine giugno. Quindi poi ragazzi, dopo giugno non abbonatevi più alle live, cioè la scuola di falegnameria, le live le faremo aperte. Detto questo, oggi volevo andarvi a far vedere un'altra lavorazione. Diego, un attimo. Oggi non fai vedere niente. Oggi ho un compitino per te. Mi dovresti incidere sul legno, guarda un attimo cosa ti ho messo lì davanti, questa scritta. Cosa ho fatto di male, ragazzi? Hai capito? A mano, ragazzi, me la devi aiutatemi. Fare. Aiutatemi, vi prego. No, non ti chiedo mica tanto, su. Fai da te, ragazzi. Bravo. Devo metterla qua col pantografo? Mi devi fare una targa di legno con quella scritta, a mano, col pantografo. Sei d'accordo? Ce la fai o non ce la fai? Se hai bisogno di una mano, dimmelo che ti do una mano io. Io non ti dico dove ti darei la mano, ma comunque... Allora ragazzi, oggi andremo a vedere, deciso Benedetto, che dovrò andare a incidere questa... Ma col pantografo? Certo. In un pezzo di legno? Sì, in un pezzo di legno. Il legno lo scegli te, lo fai dove vuoi. Sicuro? Certo. Mi serve quel foglio lì oggi. Quella... Andiamo a vedere come fare sta scritta, via. Ragazzi, purtroppo non posso farla sta scritta. Perché per fare sta scritta, a stavolta l'ho fregato, mi serve un foglio di carta carbone, zio. La carta carbone non ce l'abbiamo e quindi non possiamo fare il video. Dieghito, tieni. Guarda che bella questa. Hai vista? Tu pensi che non mi organizzo? Sono organizzato. E il lasso di carta non ce l'abbiamo, abbiamo finito, zio. È lì, ragazzi, mi dispiace ma non mi dispiace più, però non ho più legno, ho finito legno, beh, non puoi, stavolta... Guarda un po' che bella questa, guarda. Ma guarda che cosa mi tocca fare, ragazzi, cosa è? È già tagliata di misura, Diego, guarda. Dove l'hai presa? L'ho fatta io. Stai imparando qualcosa allora, zio. Bene ragazzi, arrivati a sto punto, sono nello stoppino, andiamo a vedere il video di oggi, faremo sta bella... Tabellini di targa mia, andiamo a vedere. Beh ragazzi, oggi mi ha fregato bene, quindi dobbiamo andare a fare questa targa. Ma un po' spiazzato, ma la facciamo. Allora ragazzi, cosa facciamo? Prendiamo un foglio di carta carbone, ok? Ovviamente della misura della nostra scritta. Lo posizioniamo sul nostro pezzo nel verso che marca sul legno. Andiamo a posizionare il nostro foglio con la nostra scritta che Benedetto, quando l'hai stampato stanotte? Ha stampato e andiamo a fissare il tutto con del nastro carta in questa maniera qua, ragazzi. Ragazzi, scusate per il movimento di prima sulle riprese, ma avevo solo una mano e dovevo procurargli la roba, quindi... Hai fatto la tua bellinata del giorno e andiamo a fissarci la nostra scritta, ragazzi, sul nostro foglio. Dove hai presa la carta carbone, zio? Secondo te era macellaio, Diego. Bravo. Per tutti e quattro i lati, ragazzi, ovviamente cerchiamo di non coprire la nostra scritta. Eccoli, è finito, Diego. È pronto. Guarda, non ti dico niente perché c'è tanta gente che mi guarda, ma poi facciamo i conti. Ora ragazzi, con un tacchettino di legno, una righina, una righetta, quello che avete, andiamo a ricalcare tutta la nostra scritta in modo da incidere sul legno la nostra scritta. Siamo all'ultima lettera, ragazzi. Ora, fatto questo ragazzi, andiamo a rimuovere il tutto, quindi leviamo il nostro nastro . Guarda cosa mi tocca fare.
rimuoviamo tutto, la carta carbone la butto via, così almeno non mi fa più danni, e abbiamo riportato la nostra scritta sul nostro pezzo di legno che Benedetto tanto gentilmente ci ha fornito. Andiamo avanti. Ora ragazzi, ho preso un pezzo di trucciolato, ho fatto 4 fori, ovviamente li ho fatti in modo e maniera che rimangano fuori dalla mia scritta, perché le viti sono da 3 cm e mezzo di lunghezza, quindi andrei a rischio quando incido di andare a prendere la mia vite. Quindi lo metto in mezzo, dal di sotto lo fisso con 4 viti, poi metto 2 morse e lo bloccherò al banco per poter avere la mobilità di lavoro col pezzo molto più lungo. Nello stesso tempo il mio pezzo sarà ben fissato e riuscirò a lavorare in modo corretto. Procediamo. Ragazzi, non ho fatto fresata, questo è un pezzo che poi butterò via. Abbiamo fissato la nostra ipotetica targa, che poi voglio vedere dove se la mette, sul nostro pezzo. Ora andrò a fissarlo con 2 morse e andremo avanti. Ragazzi, nel mio pantografino ho montato una fresa a 45 gradi, ve la metto magari così che la riuscite a vedere meglio, ok? Ho montato anche lo scontro. Cosa vuol dire? È un blocco che quando io vado a azionare il mio pantografo ho la possibilità di alzare, abbassare e andare a bloccare sempre alla medesima profondità, perché quando faremo le incisioni avremo bisogno di poter alzare e abbassare il nostro pantografo. Ho regolato una profondità a circa, ora non si vede, circa un paio di millimetri, quindi vuol dire che la nostra fresa inciderà 2 mm la nostra targa. Quindi ora a mano libera, Benedetto, la prendi come viene, andremo a fare questa scritta incisa. Quindi cosa faccio io? Sblocco, andrò a accendere il mio pantografo, partirò dalla F di fai da te, abbasserò, bloccherò lo scontro e inizierò a incidere. Quindi bando alle ciance, procediamo in diretta e vediamo cosa succede. Abbiamo inciso, ragazzi, la lettera F. Ovviamente vado a mano libera, quindi la perfezione in questo lavoro non esiste. Andiamo avanti a fare gli altri caratteri. Benedetto, ti ho fatto anche il puntino, ti piace? Bravo. Andiamo avanti.
praticamente, ragazzi, Benedetto ha deciso di farlo fare tutto in diretta. Abbiamo fatto la nostra scritta. Andiamo avanti. Allora, ragazzi, la scritta è fatta. Va bene così? No, Diego, sai cosa ci manca? Una bella riga sotto. Pure la riga? Sì, la riga. Facciamo anche la riga. Poi sì, magari la vuoi anche colorata. Esalta di più il fai da te, esatto. Anche no, colorata? No, vabbè, dai, capisco. Anche colorata, è ovvio, me la devi dare finita. Vabbè, Diego. Capisco che è fatta a mano, un fai da te. Mannaggia, il tuo pazzo. Allora, dai, facciamoci la riga in diretta, ragazzi. Cosa facciamo per fare una riga? Abbiamo il nostro pantografino da battaglia. Andiamo a montare la guida. Dove la vuoi la riga? Fammi vedere. Va sì, bene lì? Direi di sì. Ah, beh, okay, che fortuna che ho. Allora, ragazzi, facciamo una riga sotto e poi vediamo cosa chiede ancora. Via! Sì, che sei, bene, ora te la devo anche verniciare. Bella, bella, mi piace. Sì, certo, certo. Andiamo anche a verniciarla, ragazzi. Cosa devo dire io? Allora, ragazzi, ora con del nastro, anche se poi l'andrò a ritagliare, andiamo a isolare in modo da non sporcare tutta la targa, perché poi dobbiamo fare un'altra lavorazione. Andiamo a isolare solo la nostra scritta fai da te. Quindi ora, che colore te la faccio, Benedetto? Allora, Diego, mi fai il fai? Mi fai il fai? Mi fai. Ragazzi, io devo mettere i bip in questo video, ve lo dico. Fai, dimmi. Il fai grigio. Grigio? Ok. Bene, abbiamo questo, cos'è grigio? Andiamo, ragazzi. Va avanti. No. Come no? No, il dai me lo fai in altro colore. Il dai e vai, che colore vuoi? Mi fai rosso. Rosso. Arancione, quello che hai. Questo cos'è? Ragazzi, qua stiamo uscendo, come si dice, dalle mie parti, dai gangheri. Sì, fai da? E poi da te, bianco. E da te e da me. Bianco. Non so, la righetta la volevi magari fucsia? No, la righetta la facciamo grigio. No, la righetta te lo fai da tricolore e te la tieni così, perché tutto, ovviamente, ragazzi, c'è un limite. Okay. A questo punto possiamo rimuovere già il nostro nastro per evitare che si vada a incollare per via della vernice. E nel mentre che la mia vernice asciuga, io faccio i conti con Benedetto. Ecco fatto, ragazzi, la vernice è asciutta. Ora andremo a passare varie carta vetro dalla 60 alla 220 per rimuovere tutta quella vernice che è fuori dalle nostre incisioni. Procediamo. Allora, ragazzi, abbiamo sgrossato con la 60, ora cambio, passo 80, 120 e 220. Procediamo. Abbiamo passato tutte le carte fino alla 2.20. Andiamo avanti. Arrivati a questo punto, ragazzi, svito la mia targa. E vado a rifilarla di misura. Procediamo.
Allora ragazzi, abbiamo squadrato e centrato la nostra targa, andiamo a dare una smussatina col pialetto ad ammorbidire i nostri angoli. Diamo le stesse carte che abbiamo dato sulla facciata della nostra targa, andiamo a carteggiare anche i bordi. Diamo una spigolata anche, ovviamente, di dietro. Due tacchetti, ragazzi, posizioniamo la nostra targa sopra e con la vernice bomboletta spray acrilica trasparente andiamo a dare una verniciata. Lasciamo asciugare. Ragazzi, prima mano è asciutta, diamo una carteggiatina con un po' di 220, leggera leggera, da entrambi i lati, bordi compresi. Diamo una soffiata. Diamo l'ultima mano di vernice acrilica. Lasciamo asciugare. Ragazzi, la vernice è asciugata. Come possiamo notare, abbiamo fatto una bellissima targa incisa con un semplice pantografino, con una punta, in modo completamente fai da te. Ragazzi, ovviamente non è venuta precisissima perché l'ho fatta tutta in diretta e tutta mano libera, non vi nascondo se ci sono delle imperfezioni, è inutile nasconderle perché intanto poi le vedete. Quindi facendola a mano libera il risultato più o meno è il seguente. Quindi per questo video è tutto, vi saluto, vi invito a continuare a seguire il canale perché arriveranno altri tanti tutorial e che dire, alla prossima, benedetto ma fatto niente armato, un saluto da Diego.